a tutti ragazzi, eccomi qua con un nuovo video, questa volta di elettronica. Ebbene sì, questi ultimi mesi ho ordinato un po' di roba per fare alcuni progetti, quindi ve li voglio mostrare. Allora, il primo vi voglio parlare di questa batteria qua. Allora, che è una batteria a litio. Si chiama Ultrafire perché è la casa che le fa, penso. Come vedete, è una batteria a litio da 3,7 volt con una corrente di 3600 mAh. Allora, queste batterie sono molto ottime perché hanno, come vedete c'è scritto, low discharge rate, quindi hanno un basso tempo di scarica, non hanno l'effetto memoria e non comportano, cioè sono protette perché hanno un chip all'interno, quindi per overprotette, quindi per corrente e tutte le altre cose. Allora, questa batteria, poi abbiamo questo convertitore che è un convertitore DC step up, quindi in corrente continua. Praticamente il suo lavoro principalmente è quello di convertire da una tensione più piccola a una più grande variabile, diciamo, perché come vedete questa abbiamo qua il potenziometro multigiro, variandolo si varia anche la tensione di uscita. Come vedete qua ci sono alcuni suoi dati tecnici, LM2587. Allora, tensione d'ingresso minima da 3 volt fino a 30 volt. Tensione minima di uscita 4 volt fino a 30 volt. E con una corrente in uscita di 5 ampere massimo. Allora, vi volevo far vedere queste due cose. Cioè, provare il convertitore con questa batteria qua perché diciamo è molto potente, quindi riusciamo ad alimentare questo piccolo amplificatore qua, il TPA3123 che avevo già mostrato nello scorso video passato. Se vi ricordate è un amplificatore classe D 2x25 W, quindi diciamo mi sembra consumi intorno a 1,5 2 A massimo, ma a volume massimo. Lo testeremo così giusto per provarlo, 20-30% del volume. Ebbene, colleghiamo questa batteria con il suo portabatterie. Bene, si è acceso. Come vedete su questo tester abbiamo l'ingresso della tensione, quindi la batteria. Abbiamo una tensione per adesso di 4,05 volt, ma la sua carica, l'ho caricata poco fa, però non l'ho lasciato fino alla fine, di 80%, però comunque arriva fino a 4,20 massimo, se non sbaglio. Qua invece sull'altro tester abbiamo la tensione in uscita che è di ben 12 volte 50. Volendo si potrebbe aumentare girando questo potenziometro, come vedete aumenta, però diciamo che è una batteria singola, quindi comunque non si dovrebbe andare oltre perché comunque non si avrebbe gran risultato. Lo lasciamo su 12,50. Vediamo se ce la facciamo. Ok, 12,61. Questo è l'amplificatore. Facciamo un test. Buon ascolto. Oh.
avete sentito, la qualità è buona, perché quindi abbiamo una tensione in uscita molto, diciamo, discreta. Come vedete, regge benissimo questo piccolo amplificatore. Si possono usare anche con altri amplificatori, ma diciamo non superare determinate potenze perché richiedono correnti maggiori, quindi la batteria non sarebbe in grado di sopportarlo. Allora, quindi questa era la batteria Ultrafire, questo è il convertitore, quindi fin qua ci siamo. Allora, se vi è piaciuto il video, lasciate un commento e un bel like. Continuate a seguirmi perché in questi giorni probabilmente caricherò anche altri video, perché mi è arrivata anche altra roba. Qua abbiamo nel prossimo video l'Arduino Mini, quello piccolino. Questo qui. Anche questo mi è arrivato pochi giorni fa. Pagato veramente poco, quindi state attenti e farò un piccolo video. Ebbene, grazie ragazzi per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.